Bene, il libro sempre questo. La rivolta in Iran fra il 1975 e il 1972. E quando dalla metà degli anni 60 la questione nera si sposta da sud a nord, dagli stati segregazionisti all'antica confederazione, a tutto il paese con particolare accentuazione ai ghetti delle grandi concentrazioni urbane, il carattere violento del rapporto tra minoranza nera e maggioranza bianca non si attenua, bensì si accentua. Peraltro un inciso, ricordatevi che la musica rap, la cultura hip hop nasce proprio in questo contesto. Vi faccio ad esempio uno dei nomi più famosi di gruppo che anche in maniera molto provocatoria, in maniera molto scioccante, trattava questo discorso dei ghetti e di come appunto soprattutto la polizia istituisse una vera e propria discriminazione biancocentrica contro chi appunto non era bianco, sono stati i Niggas with Attitude, la sigla appunto NWA, che sono stati appunto uno dei gruppi, diciamo, padri fondatori della cultura hip hop, del rap. E ad esempio c'è un loro singolo famoso che è Fatta Police, che appunto parla di queste cose che stiamo vedendo adesso. Poi sotto ve lo metto, così vi andate a vedere il video, che peraltro appunto sono, diciamo, anche un gruppo che proprio mi piace anche musicalmente. Io non sono un'appassionata di musica rap, anche se la conosco, o meglio, conosco i padri fondatori del rap, vi posso dire che appunto Niggas with Attitude sono stati sicuramente il gruppo, diciamo, che più ha parlato di queste questioni. Perché ovviamente diciamo che agli inizi la musica col mondo hip hop era serio, cioè aveva comunque delle istanze, ecco, chiedeva comunque, magari lo faceva anche in maniera molto esplicita, anche molto provocatoria, però era molto basato su questo discorso di rivendicazione dei diritti civili. Attualmente la musica, più in generale la musica rap, col mondo hip hop comunque è diventato, diciamo, frivolo. Nel senso, fenomeni portati al suo eccesso, come ad esempio potrebbe essere il gangsta rap, piuttosto che comunque, ecco, più che non il gangsta rap, il fenomeno ad esempio del bling bling rap, ovvero tutte quelle manifestazioni frivole, fini a se stesse, ad esempio di pacottiglia lussuosa, per dire. Oppure anche vedete un po' il fenomeno della cosiddetta musica trap, che non c'entra niente con l'ideologia, o col mondo hip hop comunque degli inizi. Sono tutte forme appunto di volgarizzazione comunque di un mondo musicale che all'inizio era molto basato su questo discorso di analisi del razzismo, ecco, delle discriminazioni che i neri del ghetto vivevano. Poi sotto comunque vi metto un paio, come metto anche i mock, così comunque vedete un po' i primi gruppi rap come erano diversi rispetto ai gruppi che vedete adesso. Poi, nella seconda fase del nuovo movimento nero, quando appunto il campo di azione diventa l'intero paese, non sono più i diritti civili e la segregazione ad essere in gioco, ma il riscatto dell'intera popolazione dall'emarginazione sociale ed economica, dalla minorità politica e culturale, in cui 9 decimila neri si trovano. Le due forme che la rivolta nera assume dal 65 al 72, con la ribellione spontanea nei ghetti delle masse disperate e con la milizia organizzata delle avanguardie all'insegna del potere nero e delle pantere nere, sono anch'esse, come per i diritti civili, entrambi oggetto di una repressione senza precedenti in un paese munito di garanzie costituzionali. I periodi estivi del quinquennio del 1964 al 1969 sono un susseguirsi di stagioni di sangue, i cui morti della violenza urbana nelle famiglie si contano a centinaia e migliaia. Per fare un esempio, nel solo 1967, l'anno della più intensa violenza estiva, i dati riportati dalla Commissione Nazionale di Consulenza sui Disordini Civili indicano in 23 i morti a New York, di cui 21 neri dopo l'intervento delle truppe federali. 43 gli uccisi a Detroit tutti i mesi, tra gli 83 morti e i 1897 feriti, riscontrati in altre 67 città, solo il 10% appartengono alle forze dell'ordine, mentre per la restante stragrande maggioranza si tratta di gente di colore.
Ah, inquadriamo prima se qualcuno dica che non è vero niente. Perché molto spesso, ecco, una cosa che usano, diciamo, i negazionisti di certe cose è magari il mettere lì, ti fanno il nome di un esempio di un attore afroamericano famoso che è miliardario, o ad esempio per dirti ti prendono il nome di una donna attrice miliardaria, o ti prendono ad esempio il nome di un cantante omosessuale miliardario, ti dicono, però vedi, se questi qui sono diventati miliardari significa che l'oppressione contro le donne, contro chi non è bianco o contro gli omosessuali non esiste. Sì, ma quelle sono eccezioni, cioè non è che potete prendermi la vita che fa la diva miliardaria famosa o la vita che fa il cantante omosessuale che magari all'inizio magari si spacciava pure per eterosessuale. Oppure mi prendete il nome dell'attore afroamericano famoso per dimostrarmi che non esistono cose come il razzismo, la misoginia o l'omofobia. Cioè, quelle sono eccezioni, sono singoli nomi che effettivamente ce l'hanno fatta o perché magari partivano magari già avvantaggiati prima, o appunto perché comunque grazie alle loro capacità sono riusciti diciamo ad avere visibilità e diventare famosi, però è un singolo caso, cioè sono singole eccezioni, non si può prendere la vita che fanno loro e usarla come dimostrazione che in realtà fenomeni come la misoginia o l'androcentrismo o il biancocentrismo o l'omofobia non esistono. Sono fenomeni che in realtà esistono e riguardano appunto tutte quelle persone, cioè la maggioranza, che per forza di cose non può diventare famoso. Gli esempi dati si potrebbero continuare all'infinito, anno per anno, situazione per situazione, ma non aggiungerebbero nulla alla constatazione che la spirale della violenza, laddove si innesca, finisce costantemente per colpire la minoranza nera. All'indomani degli assassini dei due capi più prestigiosi, Malcolm X nel 1965 e Martin Luther King nel 1968, capaci nel proprio nome di unificare le masse nere, i disordini che inseguirono nei quartieri neri furono ancora una volta motivo di ulteriore repressione per domare i furori di comunità private e di punti di riferimento nazionale. Allora, ricordiamoci che secondo certi cristiani integralisti, letteralisti della Bibbia, non bisogna combattere a favore dell'uguaglianza o dei diritti civili per tutti. Anzi, questi cristiani. E dopo io sotto ve li metto perché esistono anche qui in Italia, e non esistono solo in America, esistono anche qui in Italia, si dicono che non bisogna assolutamente dare diritti civili, per dire alle donne o per dire agli afroamericani o agli omosessuali, non bisogna assolutamente aiutare queste persone, ma anzi se queste persone sono in quello stato miserabile è perché se lo meritano. Appunto lo dicevo già nei video parlando di ultracalvinismo e di economia, avevo appunto dimostrato che secondo certi cristiani integralisti, se una persona nasce povera o diventa povera o vive in miseria o muore di fame, in realtà è giusto che sia così perché Dio lo sta punendo per i suoi peccati o per i peccati dei suoi genitori. E che comunque addirittura se tu, che sei un cittadino, vuoi aiutare quelle persone lì a migliorare, quindi ad avere diritti civili, in realtà tu stesso stai facendo qualcosa che Dio non vuole, che è sgradito a Dio. Perché se Dio fa ammalare qualcuno, se Dio rende povero qualcuno, se Dio fa nascere qualcuno povero e lo fa morire di fame, in realtà è cosa buona e giusta. L'avevamo visto appunto parlando ad esempio del movimento calvinista. È un rapporto ufficiale, quello appunto della Commissione sui disordini del 1967, a mettere a fuoco nelle conclusioni le ragioni profonde della ribellione. Il razzismo bianco è essenzialmente responsabile per la mistura esplosiva che si è andata accumulando nelle nostre città, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra gli ingredienti di questa mistura vi sono diffusa discriminazione e segregazione nei posti di lavoro, nell'istruzione e nelle abitazioni. Crescente concentrazione di neri, divenuti sempre più poveri nelle nostre città, con la creazione di una crescente crisi di deterioramento nelle strutture e nei servizi incapaci di far fronte ai bisogni della gente.
I ghetti neri sono il luogo in cui convergono segregazione e povertà, con la distruzione di ogni opportunità per i giovani. Il rapporto prosegue. La frustrazione della mancanza di qualsiasi potere ha portato alcuni neri alla convinzione che non c'è un'effettiva alternativa alla violenza come mezzo per conseguire una riparazione dalle ingiustizie, per mutuare un sistema. Queste frustrazioni sono riflesse nell'alienazione e nell'ostilità verso le istituzioni della legge, del governo e della società, dei bianchi che li controlla. E il raggiungimento di una coscienza razziale di solidarietà e si riflette nello slogan potere nero. Appunto il movimento civile, ecco, per la lotta dei diritti civili delle pantere nere. Tra l'altro un inciso. Allora, molto spesso qui in Italia, a me appunto era capitato anche di commentarlo su YouTube, qui in Italia molto spesso le persone utilizzano delle vere e proprie, cioè dicono delle vere e proprie cose abominevoli nei confronti delle persone rom. Cioè, se voi andate abitualmente a leggere su YouTube o su altri siti, o anche nel sentire comune la vita di tutti i giorni, voi potreste sentire che ci sono delle persone che dicono che i rom bisogna sterminarli tutti, bisogna metterli nei campi di concentramento, bisogna metterli nelle camere a gas. Onde però stupirsi quando poi queste persone appunto magari commettono cose tipo nel senso rapinano, ecco, nel senso commettono atti di microcriminalità. Però a monte bisogna anche capire. Allora, innanzitutto queste persone, se sono costrette a rubare, è anche perché con l'arrivo del Novecento, ecco, dei primi del Novecento, i lavori che i Rom tradizionalmente eseguivano nei secoli precedenti, ovvero per dire l'allevamento dei cavalli piuttosto che la lavorazione dei metalli, piuttosto che il discorso ad esempio della giostra e del circo, sono stati via via ridimensionati. Questi erano tutti lavori tipici che nei secoli precedenti facevano i Rom. Con l'arrivo dell'industrializzazione i Rom sono stati tagliati fuori da queste attività produttive, quindi di conseguenza sono stati estromessi dal mondo del lavoro. Questa è già la prima cosa che praticamente il 99% delle persone che commenta parlando di Rom non lo sa. Per saperlo ovviamente bisogna aver letto il libro. La seconda cosa è che come ci si può aspettare che l'altra persona ti rispetti e ti tratti bene se tu stesso metti in atto una forma di discriminazione violenta, una forma di offese, di insulti pesanti nei suoi confronti? Cioè, come ti aspetti che queste persone ti trattano bene o abbiano stima di te? Se tu stesso poi dici frasi del tipo dobbiamo metterli tutti nelle camere a gas, cioè non ci si può aspettare che dall'altra parte ci siano delle forme di rispetto se tu stesso sei il primo che mette in atto una forma di offesa e di insulto nei loro confronti. Cioè, perché mai una persona dovrebbe avere stima di te ed astenersi dal derubarti? Appunto magari essendo in una condizione di estremo bisogno, se questa stessa persona sa che tu, quando la guardi come si guarda un sacco della spazzatura. Quindi anche qui bisogna capire, cioè bisogna capire che anche il risentimento che magari loro hanno nei nostri confronti è anche motivato a monte dal fatto che loro stessi sono stati perseguitati e considerati spazzatura praticamente nei secoli dei secoli, ecco, per dire, già a partire dal 600, chi ha studiato storia lo sa benissimo, anche prima, era lecito per una persona uccidere un rom, proprio a vista, sparargli a vista, ucciderlo, bastonarlo a vista. O per dire, nel nazismo, gli stessi rom sono stati sterminati nei campi di concentramento, Porrahimos, appunto il genocidio dei rom. Oppure, per dire, nell'Ottocento era lecito avere uno schiavo rom, c'era proprio il mercato degli schiavi rom. Tra l'altro, ecco, tuttora non si riesce a fare comunque nelle scuole, voglio dire, un minimo di cultura del popolo rom, perché ogni volta che qualcuno propone di far studiare come sono andate realmente le cose nella storia, di farlo studiare nelle scuole per fare informazione, ovviamente salta fuori i disti di turno, i negazionisti di turno che scatenano mari e monti per impedire che le persone sappiano come sono andate realmente le cose.
Quindi, prima di parlare di certi fenomeni, bisogna anche conoscere le cause che a monte ci stanno. Cioè, io molto spesso vedo veramente ci sono persone che dicono delle cose tipo che i Rom rubano i bambini, che sono delle idiozie, che in realtà sono pregiudizi che sono stati creati dall'Inquisizione nel Medioevo. Sì, ma non viviamo più nel 1400, quello è il punto, bisognerebbe anche farsi una cultura sulle cose. Cioè la famosa frase che voi sentite, i Rom rubano i bambini, quella cosa lì è uno stereotipo, ecco, era un'accusa che era stata creata dall'Inquisizione. Non è una cosa che è stata creata da fatti di cronaca, è una cosa che è stata creata dall'Inquisizione. Peraltro le stesse accuse c'erano anche nei confronti delle donne e degli ebrei, solo che quelle accuse lì sempre create dall'Inquisizione, ovvero le streghe rubano e mangiano i bambini, oppure gli ebrei rubano i bambini e ne bevono il sangue. Erano appunto delle cose che erano state create dall'Inquisizione. Sono state poi ovviamente nel caso delle donne, nel caso degli ebrei, sono state ovviamente smantellate a partire dal 1700 con l'arrivo dell'illuminismo. Difatti oggigiorno voi non sentite più dire che le donne sono streghe e rubano bambini. Sentite però la stessa identica accusa, che appunto è stata creata molte dall'Inquisizione, la sentite nei confronti dei Rom. Perché comunque con l'arrivo anche dell'illuminismo, gli stessi illuministi del tempo non hanno comunque preso le difese del popolo Rom. Per dire, anche perché comunque all'epoca loro vivevano separati, ecco, vivevano appartati, quindi in realtà, ed erano peraltro costretti ad emigrare, ecco, questo, nel senso l'idea del nomadismo, parlando di Rom, in realtà è un'idea sbagliata, perché in realtà loro erano costretti a vivere da nomadi, non li si lasciava vivere all'interno del nucleo cittadino, del nucleo urbano. Chi ha studiato una storia dei Rom questa cosa la sa benissimo. Chi non l'ha studiata, cioè il 99% di chi poi parla su queste cose, non le sa. Onde poi appunto parlare, dire idiozie, ecco, sto usando un po' il termine volgare, il termine che inizia con la S. Dire idiozie, dire castronate, sentendosi antiintelligente. Cioè, secondo me a monte il problema è sempre questo, cioè il problema è l'ignoranza, cioè il problema sono appunto quelle persone che sono appunto la grandissima maggioranza che non si fanno una cultura sulle cose prima di parlare, prima di aprire bocca. Io veramente, se leggo i commenti di YouTube su certi argomenti, ma il 99,9% di questi commenti sono commenti scritti da idiota, ma nel senso da ignoranti, proprio nel senso originale del termine, cioè da persone analfabeti che non vogliono farsi una cultura sulle cose. Allora, concludiamo. I gruppi militanti che trovano alla fine degli anni 60 nelle Pantere Nere il punto di più diffusa espansione e organizzazione, pur nella loro retorica di un improbabile rivoluzionarismo armato, che ha il suo punto di partenza nell'autodifesa e che danno sbocco proprio alla spinta collettiva di ricerca di identità di quegli anni, sono rapidamente dispersi nel giro di una breve stagione. La presidenza Nixon, nel momento della sua entrata in funzione all'inizio del 1969, mette in atto un piano sistematico, poi venuto a conoscenza dopo la caduta del presidente, per l'eliminazione fisica di quadri dell'organizzazione con la provocazione di artificiosi conflitti a fuoco quando non possono essere attuati e disciplinati gli interventi repressivi diretti dalle squadre speciali. In tal modo, con l'impiego delle truppe contro i rivoltosi dei ghetti e con le polizie speciali per i quadri militanti neri, anche negli anni più recenti ha continuato a trovare applicazione in America quell'atteggiamento nei confronti dei neri che dalla violenza diffusa e quotidiana, frutto di una storica ingiustizia, si fa attraverso la repressione violenta istituzionalizzata, allorché i segni del risveglio collettivo mettono in questione i rapporti tra maggioranza e minoranza, provocando processi di emancipazione e liberazione che possono essere pericolosi per i vecchi equilibri. Allora, in conclusione vi dico anche un'ultima cosa. Tenete presente che è vero comunque che esiste anche una forma di estremismo, diciamo, razzistico al contrario, cioè forme di, anche se sono decisamente minoritarie per forza di cose, comunque esistono delle forme di suprematismo nero che vanno a parlare di genocidio contro gli altri.
Allora, io l'avevo già trattato questo discorso parlando del movimento Rasta. Difatti, il movimento Rasta agli inizi, in certi suoi rappresentanti, era un movimento violento nei confronti dei bianchi, nel senso loro promulgavano questo discorso di suprematismo nero contro gli bianchi, quindi sterminio, genocidio. Della razza bianca e presa di potere violento appunto della razza, ecco, della razza nera, non posso chiedermi. Allora, attualmente queste forme di suprematismo nerocentrico, usiamo un po' questo termine, le potete vedere su alcuni siti internet. Ad esempio, per dire, a me tempo fa mi era capitato di vedere su Pinterest, che è quel sito che raccoglie le immagini, forse avete un po' presente, mi era capitato di capitare su una pagina gestita da suprematisti neri, cioè da gente, probabilmente erano afroamericani, che andava appunto a parlare di supremazia della razza nera nei confronti della razza bianca. Queste persone, peraltro, erano cristiane, cioè avevano praticamente rifatto, ovviamente su base non scritturale, perché è una cosa che si sono inventati loro, avevano praticamente rifatto tutto il cristianesimo da un punto di vista non biancocentrico, ma afrocentrico. Cioè avevano praticamente tirato fuori la scusante che siccome Gesù era medio orientale, in realtà però lui era discendente da africani, quindi in realtà si poteva andare a dire che Dio era africano. Da questo presupposto andavano a dire che siccome allora Dio si era incarnato in un uomo africano, se ne deduceva che a essere superiori erano gli uomini africani e non gli uomini bianchi. Di fatto facevano il contrario, cioè mentre i cristiani e i bianchi usano questo discorso dell'ipostasi di Gesù Cristo per sentirsi loro superiori, questi afroamericani, diciamo, di supremazia nera usavano il discorso appunto dell'ipostasi di Gesù Cristo su di loro per andare a dire che allora, visto che Gesù Cristo era africano, se ne deduceva la superiorità del maschio africano rispetto al maschio bianco. Io difatti avevo commentato in inglese, quindi in inglese stentato, avevo commentato dicendo che se loro la pensavano così non erano differenti dai razzisti del Ku Klux Klan, per dire, perché il concetto è quello. Cioè, era lo stesso concetto, solo che era invertito. Però per dire, ecco, diciamolo giusto per, diciamo, per concludere l'argomento, che comunque esistono anche delle persone che appunto sono convinte e fanno la stessa cosa che fa il Ku Klux Klan, che pensa il Ku Klux Klan, però lo fanno ovviamente contro i bianchi. Teniamo presente che comunque sono situazioni minoritarie, perché in realtà sono tutte cose che restano comunque sul mondo del web, ecco, su internet, nella realtà virtuale. È molto difficile che effettivamente queste persone riescano a mettere poi in atto queste forme di violenza nei confronti dei bianchi nella realtà vera e propria. Peraltro io ero capitata anche su un altro sito, un cosiddetto sito panafricano, anche se quel sito lì effettivamente aveva un po' il dente avvelenato nei confronti dei bianchi. Però a ragion veduta, perché in quel caso lì loro dicevano che le loro analisi storiche, dove loro ad esempio parlavano di storia africana e di influenza della cultura africana in questa o quell'impero, venivano sistematicamente censurati da editori biancocentrici. Su questo è vero, nel senso io stessa gli do ragione, perché ad esempio se tu parli di influenza della società, o meglio del contributo del mondo africano, ad esempio parlando di Creta, dove appunto ci sono dei punti in comune, perché probabilmente Creta come società è stata fondata dagli esuli africani, in realtà se tu sostieni questa cosa ovviamente non vieni ascoltato, anzi vieni preso in giro, con tutto che ci sono comunque delle statuette di Creta, delle statuette minoiche che se voi le vedete sono esattamente identiche alle statuette africane, appunto proprio perché in realtà quella società lì è stata fondata dai esuli, da navigatori africani. Quindi su questo, ecco, su quel sito lì io effettivamente potevo dargli ragione. Non era propriamente un sito contro i bianchi, però era un sito che appunto si lamentava del fatto che
le persone bianche sono sempre ottuse, ecco, parlando comunque di come sono andate le cose nella storia. C'è da dire però che, allora ripeto, questo tipo di suprematismo nero in realtà resta molto spesso confinato solo da un punto di vista virtuale, quindi sul mondo del web. C'è da dire che però, che parlando di contesto soprattutto sudafricano, c'è da dire appunto che però bisogna parlare della condizione dei boeri, quindi dei discendenti dei colonialisti bianchi che subiscono delle forme di violenza da parte di estremisti africani nei loro confronti. E anche questo è un argomento piuttosto di nicchia, piuttosto minoritario. Comunque poi io sotto vi metto delle fonti che ne parlano. Però ecco, teniamo presente, diciamo subito questo. Allora, tenete presente che le persone che gestiscono questi siti che parlano di cosiddetto genocidio bianco, in realtà sono persone che lo fanno per avere la scusante di poi ovviamente parlare male comunque di tutte le persone che hanno la pelle scura. Quindi è vero che magari appunto riportano il fatto di cronaca parlando ad esempio della famiglia Boera che è stata sterminata da un gruppo armato africano, per dire, che è razzista, che ovviamente è entrato dentro nella loro proprietà, ha massacrato, magari ha stuprato, per dire, le donne e ha massacrato gli uomini. Il fatto di cronaca è realmente successo, quindi no, è giusto dirlo, è giusto parlarne. Però, appunto, poi non è giusto usare quel fatto di cronaca lì, che è realmente successo in una data precisa, in un luogo ben preciso, e poi usarlo per dire che allora tutti gli africani e tutti gli afroamericani sono così, perché in quel caso lì usano appunto la scusante di usare quel fatto di cronaca lì per andare poi a dipingere tutti gli africani e tutti gli afroamericani come se fossero stupratori sanguinari. Quindi io sotto poi queste cose ve le metto, però appunto tenete presente che sono comunque siti che hanno tutto l'interesse a fomentare questo discorso di violenza, proprio perché in realtà loro poi prendono appunto la scusante di singoli fatti di cronaca che sono successi, dove appunto la vittima è stata bianca e chi l'ha colpita appunto aveva la pelle scura, però poi utilizzano quei singoli fatti di cronaca lì per fomentare il razzismo. Quindi vabbè, andate a visionarli perché comunque è giusto visionare anche appunto i fatti di cronaca di razzismo che capitano contro i bianchi, però tenete presente che sono siti che fomentano questo discorso di pregiudizio contro le persone non bianche, quindi comunque io mi dissocio da determinate analisi che loro fanno, con tutto che però è giusto che riportino i fatti di cronaca. Allora niente, spero di aver fatto dei video interessanti, dei video completi. Ovviamente se troverò altro riprenderò comunque l'argomento, perché comunque sotto vi metto anche tutti i link esterni. Se troverò altro riprenderò l'argomento, comunque il Ku Klux Klan lo tratterò sicuramente. E un ultimo consiglio, ecco, vi consiglio, chi volesse approfondire da un punto di vista di autore, io vi consiglio di leggere Franza Fanon. Non è un po' difficile trovarlo nelle biblioteche, comunque vi consiglio di leggerlo, Franz Fanon. Sotto comunque vi metto un riassunto che io ho fatto delle analisi di Franz Fanon. Franz Fanon è stato appunto uno dei nomi più celebri di filosofi, diciamo, non bianchi, usiamo un po' questo termine, è un termine che a me non piace, però vabbè, devo usarlo per forza di cose, che ha parlato di questo discorso di razzismo e anche di sentimento di inferiorità interiorizzato. Non è stato l'unico, ci sono stati anche altri filosofi, vi cito ad esempio Senghor o Césaire, sono appunto stati altri intellettuali, uno veniva dall'Africa, l'altro veniva dalla Martinica, che appunto hanno parlato di questo discorso di razzismo, di tratta degli schiavi e di sentimento di inferiorità interiorizzato nell'uomo africano che appunto è stato schiavizzato usiamo questo termine che a me mi disgusta, però lo devo usare per forza di cose, del concetto appunto di grande padrone bianco. E purtroppo è un termine che a me mi disgusta, però purtroppo non posso non usarlo perché è un concetto cardine di queste analisi. Quindi niente, chi volesse approfondire, sotto io comunque vi metto anche le fonti bibliografiche che potete consultare, così vi fate una cultura su questo argomento.
E detto questo, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video, spero possa essere stato un video utile e interessante.